ecco qua. Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi in questo video prepareremo una ricetta molto veloce ma molto utile e gustosa che si può utilizzare al posto della classica crema pasticcera per farcire dolci o anche per mangiarla così semplicemente al cucchiaio. Sarà la crema al latte. Prima di presentarvi gli ingredienti però vi chiedo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina per restare aggiornati sui prossimi video che farò e di seguirmi nelle pagine social di Instagram e Facebook alla pagina Dolce Emozioni 35. Adesso gli ingredienti. Iniziamo con il latte, al quale ho aggiunto la panna, però possiamo anche ometterla, zucchero semolato che ha già il suo sapore di vaniglia e fecola di patate. Partiamo con la preparazione della nostra crema. Nella descrizione vi metterò sia le dosi per la crema con solo latte, sia le dosi con la crema alla quale potete aggiungere la panna, come ho fatto io in questo caso. Non è determinante aggiungere la panna o meno, va un po' a gusto vostro, oppure se avete della panna magari già aperta in casa, in frigorifero, potete utilizzarla. Quindi io vi metterò le dosi di entrambe le ricette. Quindi partiamo in questo modo. Noi mescoliamo, come ho fatto io appunto adesso, il latte con la panna, l'andiamo a mescolare un pochino, poi dobbiamo andare sul fuoco. Però non utilizzeremo tutto il latte o tutto il composto di latte e panna, ne andremo a prelevare un pochino perché lo utilizzeremo per sciogliere la fecola che andremo ad aggiungere setacciandola, ma comunque vi faccio vedere piano piano nella ricetta. Adesso andiamo sul fuoco perché dobbiamo far sobbollire il nostro latte barra latte panna. Ecco qua, allora siamo sul fuoco con la fiamma media, non troppo alta, non troppo bassa. Mentre continuiamo a mescolare, andiamo ad aggiungere lo zucchero. E non smettiamo mai di mescolare affinché lo zucchero si sciolga e fino a che il nostro composto non raggiunge il bollore. Mentre il nostro latte raggiunge il bollore, noi setacciamo la fecola in una ciotolina. E alla nostra fecola andiamo ad aggiungere, per far sì che si sciolga meglio poi all'interno del composto, il latte che abbiamo prelevato dal totale di prima. Ecco qua, sta iniziando a bollire, quindi adesso cosa facciamo? Dobbiamo unire i due composti, per cui prendiamo il setaccio e andiamo ad unire una parte del latte caldo al composto di latte e fecola. Poi li mescoliamo in modo da stemperare il composto. E poi dopo li uniamo nuovamente al latte che abbiamo ancora sul fuoco, sul pentolino. Una volta fatta questa operazione, continuiamo a mescolare fino a che non raggiungiamo la densità desiderata. Ci sono voluti veramente pochissimi secondi, quindi mi raccomando, attenzione. Una volta che abbiamo raggiunto la consistenza desiderata, spegniamo il fuoco e continuiamo
a mescolare qualora magari ci fossero dei grumi. Io sono più che soddisfatta, questa era la consistenza che desideravo. Quindi adesso la stendiamo su una superficie bassa e larga per far sì che si freddi in modo veloce e poi potremo utilizzarla per le nostre preparazioni. Ecco qua, vi dicevo appunto una superficie bassa e larga per far sì che la nostra crema si freddi in modo più veloce, soprattutto se appunto dovete utilizzarla per farcire un dolce e quindi utilizzarla in maniera subitanea. Allora, dal pentolino da dove l'abbiamo fatta, la versiamo. Ovviamente questa operazione, dal momento in cui la crema è pronta, questa è un'operazione che va fatta velocemente, perché altrimenti un po' come succede con la classica crema pasticcera, si forma quella pellicola che non è molto piacevole. E quindi o la mettiamo, la lasciamo lì nel pentolino con la pellicola a contatto, però ci vuole più tempo per far sì che si raffreddi, oppure come in questo caso la stendiamo e poi comunque ci mettiamo la pellicola a contatto. E se li avete in casa, come farò io in questo caso, mettete sotto delle mattonelline di ghiaccio, quelle che usiamo solitamente per la borsa frigo quando andiamo in viaggio, e così il raffreddamento sarà ancora più veloce. Ecco qua, ho ricoperto la nostra crema con la velina a contatto, mi raccomando, è molto importante. E ora appunto, come vi dicevo, con le nostre mattonelline di ghiaccio si pone sopra la teglia alle mattonelline e così il raffreddamento sarà più veloce. Non vi preoccupate se all'apparenza, ma anche non all'apparenza, la crema sembrerà un po' grumosa o comunque un po' bruttarella, è normale poiché l'amido che ci abbiamo messo all'interno, o che sia a volte la fecola, che sia l'amido di mais a seconda della crema che facciamo, la rende ovviamente elastica, quindi nel momento del raffreddamento, quando andate a riprendere la vostra crema, può sembrare un po' plasticosa, tra virgolette. Non vi preoccupate, l'importante è che si raffreddi in maniera veloce. Per farle riprendere la sua cremosità basterà, con una frusta a mano o anche con le fruste elettriche, metterla appunto in una ciotolina e sbatterla con le fruste. Ritornerà la crema che avete creato all'inizio, quindi non vi preoccupate. Adesso la chiusa del mio video è un po' così, in questa teglia, perché appunto la crema si deve raffreddare. Potete aromatizzare la vostra crema al latte con tutto quello che volete, magari con della scorza di agrume per dargli un profumo appunto più agrumato, oppure anche con delle gocce di cioccolato, questa a scelta vostra. Io la utilizzerò così, in maniera semplice. Io vi ringrazio per avermi seguita fin qui, per aver visto anche questo video velocissimo. Vi ricordo di iscrivervi al canale se vi piace quello che faccio, attivare la campanellina per restare aggiornati sui prossimi video che farò, ed inoltre di seguirmi nelle pagine social di Instagram e Facebook alla pagina Dolce Emozioni 35. Ciao e al prossimo video! Ecco qua.